per poter consentire il funzionamento massimamente efficiente dell'ordine internazionale dei mercati, che consta, questo ce lo dice Polanyi, di tre elementi fondamentalmente: il ricorso al gold standard come parametro monetario, accompagnato naturalmente da una banca centrale, diciamo, indipendente, dato che nel gold standard è naturale che debba stampare denaro se non nei limiti di una discrezionalità che non sarebbe esistente se non nei limiti in cui deve difendere il rapporto con con l'oro di riferimento. Il free trade, nel senso della rimozione massima per via istituzionale, inevitabilmente le sovranità precedono l'idea del libero scambio, inevitabilmente, perché gli stati, la sovranità precede la industrializzazione mercantile, chiamiamola così, cioè l'aumento potenziale della produzione al punto da voler esportare e arrivare a prevalere su tutti i vicini, perché la teoria che regola il libero scambio è una teoria di gerarchizzazione. Io vinco la gara sui mercati internazionalizzati e sono il più forte politicamente. Se vi ricorda qualche cosa, riguarda come la Germania, servendosi dell'ausiliarietà politica, la sussidiarietà politica della Francia, si è riuscita a, diciamo, a dominare in maniera come non gli era riuscita in due guerre mondiali l'Europa. Sì, non è un riferimento casuale, ma Riccardo, che è l'economista, diciamo, un riferimento, si potrebbe dire iperliberista, che idea questo sistema, lo dice nella teoria dei vantaggi comparati. Faceva del famoso esempio fra il Regno Unito e il Portogallo: alla fine il Portogallo doveva essere ridotto a un hub di produzioni secondarie e dipendere totalmente dall'impero britannico. E in effetti volevano andare dal punto di vista militare così. In mezzo all'affermazione di queste gerarchie ci sono varie cosucce, come le cannoniere che vanno a sparare per dissuadere i governi che vogliono porre dei limiti a queste barriere, e in generale c'è la notissima analisi di Keynes che dice: nessuno è stato più coinvolto in guerre dei grandi illuminati dell'Ottocento che predicavano il libero scambio. Vanno andate a vedere quello che è successo nel mondo attraverso poi effettivamente una colonizzazione imperialista sistematica, e si è avuta questa bella idea che per conservare la pace in Europa noi dobbiamo portare questo tipo di competizione ai paesi che nella loro essenza identificativa, e parliamo insomma, Francia e Germania, hanno l'imperialismo. Quindi noi siamo riusciti a portare dentro l'Europa, che la cui vicenda ottocentesca divarica i grandi imperi per il nome delle indipendenti, delle lotte per l'indipendenza nazionale, siamo riusciti a portarla invece a un sistema di gerarchizzazione spietato. Spietato perché lo vedete in Grecia quello che è successo, e lo vedete cosa sta succedendo in Italia con la piccola e media impresa in relazione all'unione bancaria, alla fine del credito, al fatto che tutti quanti voi potreste essere coinvolti in un bail-in. E perché sarete coinvolti in un bail-in? Non perché siete debitori, ma perché ci avete soldi in banca. Questa colpa si chiama IVA al tacchino da spennare, cioè noi siamo un piatto forte. Ma insomma sostanzialmente il discorso è sempre quello: si può arrivare al punto di considerare un paese subalterno nelle gerarchie, perché noi siamo considerati rigidamente subalterni nelle gerarchie. Guardate, io non ve lo dico perché lo dicono i francesi e i tedeschi, ma se voi leggete tutti i giorni il Financial Times vedrete riflessi nei commenti che fanno gli inglesi, insomma l'ambiente dell'anglosfera, questa idea che l'Italia sia o irrilevante o colpevole di qualche cosa. Io direi anche di farla finita, no? No. Perché veramente.